Intanto, in un universo parallelo, Buffon, insieme alle grottaglie e Kakà, forma la triade dei discepoli di Cristo, per la sua grandissima devozione al Signore e a tutti i santi del Paradiso. Parlando poi dell'aspetto calcistico, è da diversi anni che è in netto calo di prestazioni, non ha più i riflessi di una volta e molto spesso compie errori madornali. Neto, uno dei peggiori secondi portieri della storia del calcio moderno, non giocherebbe titolare in nessuna squadra di A e neanche di B. Rubinho, uno dei portieri meno battuti degli ultimi anni e uno dei più presenti della squadra bianconera. Baluardo. Bonucci. A livello tecnico è uno dei peggiori difensori italiani del campionato e tuttora rimane un mistero la sua convocazione in nazionale. A livello umano, al contrario, è uno dei giocatori più amati e rispettati, anche dalle tifoserie avversarie. Chiellini. Il classico difensore preciso e bello da vedere. Ogni suo intervento è pulito e non è mai aggressivo in campo. Ma nonostante la sua bravura, considera il calcio uno sport utile solo per guadagnare soldi facili. Rugani. L'Empoli lo ha ridato alla Juve per lo sfinimento, dopo una stagione veramente ridicola. Caceres. Fuori dal campo è una persona seria e corretta, e nei sabati sera non alza mai il gomito. Barzagli. Per lui vale lo stesso discorso di Buffon, difensore ormai avanti con gli anni e incapace totalmente di dare un contributo adeguato alla causa juventina. Alex Sandro. Pagato tantissimi milioni nel mercato estivo 2015, si è rivelato essere un vero e proprio flop. Evra. Quando arrivò nel 2014 insieme a Cole, viene considerato un giocatore finito, ancor più del suo collega inglese. Le sue prestazioni hanno confermato ulteriormente questa ipotesi. Lichtsteiner. La sua qualità principale è la grande bravura nei cross, condivisa anche con Abate e Cristian Maggio. Lemina. Centrocampista titolarissimo e sempre presente, non perde mai il posto da titolare con nessuno. Pogba. Nonostante il suo ottimo valore, i media non lo considerano neanche, dandogli un valore monetario davvero misero. Inoltre è paragonato a Zanetti per il taglio di capelli, mantenuto sempre uguale da diversi anni. Marchisio. Uno dei motivi principali per cui stanno scomparendo le bandiere nel calcio. Khedira. Giocatore scarso sotto tutti i punti di vista, l'unica sua qualità è la grande integrità fisica. Asamoah. Non si è mai dovuto adattare in un ruolo non suo e in questa stagione non ha subito neanche un infortunio. Sturaro. Dopo una stagione ricca di tantissime presenze in maglia bianconera, si è guadagnato la giustissima convocazione in nazionale. Cuadrado. Nonostante la nazionalità colombiana, è uno dei giocatori più lenti d'Europa, ma allo stesso tempo uno dei più precisi sotto porta. Padoin. Se la Juve è riuscita a vincere 5 scudetti consecutivi, il merito è esclusivamente suo, determinante in ogni partita e tecnicamente eccelso. Pereira. La sua ultima stagione è stata una delle migliori della sua carriera, senza nessun infortunio o problema particolare. Hernanes. Senza dubbio il miglior colpo del mercato estivo, regista completo e con una visione di gioco fuori dal comune. I migliori club europei stanno facendo la fila per lui, ma la Juve lo vuole tenere a tutti i costi. Dybala. Zamparini ancora ride per questo pacco clamoroso rifilato alla Juve. Morata. Nel primo anno di Juve si è fatto notare per la sua incredibile vena realizzativa in campionato, che però spariva ogni volta che si giocava in Champions League. Quest'anno ha iniziato benissimo, ma è calato alla distanza. Mandzukic. Un centravanti che pensa per lo più a se stesso piuttosto che per la squadra, e molto spesso viene criticato proprio per questo difetto. Zaza. Tutti i napoletani lo ricordano con tanto affetto e ammirazione. Allegri. Vero che era difficile non far rimpiangere Conte, ma Allegri non si è neanche sforzato in questo. Dal suo arrivo la Juve non ha più vinto un trofeo e sta scendendo pian piano verso un baratro irreversibile. Marotta. Tutti vorrebbero avere il suo occhio di falco per le trattative.